Manuel Spadafora, neanche il tempo di esultare con il Chieti per la vittoria del campionato di eccellenza, tanti gol, tutti pesanti per trascinare i neroverdi in Serie D, di nuovo in campo a sudare, nuova piazza, nuova sfida, sei qui a Casalbordino, tante offerte per te, ma perché hai scelto la maglia giallorossa? Innanzitutto ti ringrazio per avermi fatto i complimenti del Chieti e tutto, e ti dico, sono contento, è stata una buona esperienza, spero per loro che faranno bene anche in Serie D, gli auguro il meglio, gli faccio un grande in bocca al lupo, mi hanno preso come un tifoso perché mi hanno trattato come un re, cioè no come un re, mi hanno trattato veramente come una persona che si è fatta voler bene e li voglio tuttora bene. E in più sono venuto qua perché mi piace il progetto, parlando col presidente, il primo giorno io non conoscevo il presidente di persona. E come l'ho conosciuto, si è presentato subito come un mio tifosissimo e questa cosa non mi capitava già da un po', quindi questa cosa mi ha emozionato. Poi parlandone, ovviamente lasciando stare i discorsi economici, non con economici, parlando prima del più del meno, abbiamo parlato dicendo che c'è un bel progetto e a me è piaciuta l'ambizione di questo progetto e sono contento di essere venuto, dai, sperando di portare una grande mano ai ragazzi, al mister, a tutti quanti. Anche perché l'anno scorso quando si è ripartiti davano l'Aquila per strafavorito, poi si è visto Spadafora, diciamo, ha estromesso l'Aquila dalla corsa per la Serie D. Quest'anno si riparla ancora di Aquila strafavorito. Beh, c'è ancora Spadafora con il Casalbordino, perché il Casalbordino non si nasconde, punti al bis con un'altra promozione. Beh, il puntarci è ovviamente sì, perché ti ripeto, parlando del discorso progetti non progetti, non ci nascondiamo, non vogliamo essere ultimi arrivati, ma neanche partire col piede sbagliato, come per dire vogliamo essere più forti, dobbiamo ammazzare il campionato. Noi faremo il nostro campionato cercando di levarci tutti i sassolini dalle scarpe, cercando di levare qualsiasi soddisfazione, e poi sì, faremo la guerra all'Aquila, a Avezzano stesso, perché c'è di che pure l'Avezzano ha fatto un gran gruppo, ha creato quest'anno secondo me, e ti dirò, più che l'Aquila è più favorito secondo me l'Avezzano a carta, a singoli, a giocatori. Però quest'anno siamo anche noi e vogliamo fare la nostra grossa porca figura, tra virgolette. Ultimissima domanda, in panchina c'è un allenatore che da giocatore è stato un grande attaccante, Serie C, Serie D, eccellenza. È un privilegio per te essere allenato da uno come sì. Professoria? Sì, questo sì, perché ovviamente comunque ti dico, mi sono trovato fin da subito con il mister e per fortuna... E per fortuna c'è stato feeling e tutto, però diciamo che spero che mi insegnerà ancora tanto e che di imparare tutto. I ragazzi sono dei matti, vedi, così, però si fanno voler bene.